luci del centro nascondono quasi sempre le ombre delle periferie, ma sempre più spesso anche i reportage dei giornali tagliano, censurano, lasciano poco spazio a chi si racconta dai vari cosiddetti Bronx. La televisione poi concede solo pochi secondi a chi ha da denunciare il proprio dramma. Noi decidemmo invece di lasciare spazio a chi avrebbe raccontato la propria storia. Ad esempio, ecco una casa popolare zeppa di antenne in Viale Molise, una casa piena di inquilini abusivi. Come identificarli? Proprio dalle antenne. Il perché ce lo ha raccontato un inquilino del comitato Calvairate Molise. Dei loro paesi. Quindi la centralizzata, che praticamente alla fine del palazzo, sui terrazzi, serve per le TV private e quelle nazionali, mentre quelle estere, soprattutto quelle arabe, non prendono, per cui tutti hanno avuto la necessità di collocare a ognuno la propria parabolica. Quindi ecco il risultato estetico, che è terribile. Quindi ogni parabola corrisponde a una famiglia straniera. Di stranieri, sì. Non guardammo quindi minuti parlando con i protagonisti della nostra storia nel ventre di Milano. Ci vedemmo però tutti in un bar del centro, vicino alla Scala. Presenti i comitati. Zona Niguarda, zona San Siro e zona Bonola. Ecco, e che cosa succede nelle case popolari? Nelle case popolari c'è troppa occupazione, maggior parte da stranieri, e non si vive più. Adesso vi raccontano le signore cosa sta succedendo realmente. Signora, lei dove abita? Allora, io abito in via Piatti a 4 e vivo in Guerra, praticamente non è più Milano, è Beirut. Sono io la che ho fatto scattare la centiglia a tutta l'Italia. Ah sì? Certo. Lei come si chiama di nome? Maria del Perù. Del Perù, Maria, ecco. Palomare. E cosa ha fatto lei? Allora, tre volte, il giorno, la prima occupazione che è stata in via Orazio e Scala D è stato il 14 di ottobre. Hanno occupato una marocchina con una bambina. Io sono scesa gentilmente, gli ho detto vai via, perché questo qua non è casa tua. Lei mi ha detto no, questa è casa mia e l'aller deve venire a farmi il contratto. Non esiste che l'aller ti viene a fare il contratto. Io devo pagare per te e tutti gli altri. Tu te ne vai via. Lei ha detto no. Abbiamo chiamato la forza dell'ordine, abbiamo chiamato l'ispettore. Alla fine è venuto la forza dell'ordine, l'ha mandato via. E noi con gli altri vicini siamo entrati a occupare l'appartamento finché non venga l'aller alla strada. E l'aller è venuta alla strada. Dopo la seguente settimana, che era il giorno 19, hanno occupato ancora. Ma io ho sentito la botta, subito sono scesa, ho urlato, ho detto allora! E ho visto saltare tre persone, tre marocchini, di corsa. L'appartamento era vuoto. Abbiamo entrati, non c'era nessuno. Abbiamo chiamato la forza dell'ordine fino alle 2:30 del mattino. Ha detto signora, a quest'ora l'aller dorme, non vengono a chiudere. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo vegliato quell'appartamento fino al giorno dopo, che è venuto l'aller verso le 10 del mattino. Lo ha lastrato, a metà lastra e la tapparella un po' così. Io ho detto guarda, scusami, qua vedrai che fra una settimana occupano ancora. No signora, non si preoccupare, lei chiama. Ok. La terza settimana è stata 24 di ottobre, sempre mese di ottobre, e lì mi sono accorta un pochettino dopo, quando gli era entrata la donna. Quando abbiamo chiamato la forza dell'ordine, abbiamo trovato una rom con tre bambini. Siamo stati lì fino alle 3 del mattino. È venuta la polizia e tutto, ci ha detto guarda, qua nessuno le manda via, signora, andate a dormire. Al giorno dopo, che era sabato 25, ho chiamato la polizia, abbiamo fatto un casino, abbiamo detto che c'è stato uno scoppio di una bombola di gas, loro sono venuti, ambulanza, bombieri, polizia, assistente sociale, vigile del fuoco, A2, sono entrati
e l'hanno mandato via. Siamo stati fino a mezzogiorno e mezzo che l'hanno mandato via. Finalmente possiamo respirare, perché questo appartamento è stato assegnato lunedì questo a una ragazza disabile che aveva bisogno di una casa, che era in lista di attesa, le hanno dato via la casa. Io sono contenta perché almeno quella casa possiamo dormire, tutti gli inquilini della mia scala possiamo dormire tranquilli, perché non ci sono più appartamenti da occupare. Quella era proprio piano terra, era il bocconcino per i rom, per i marocchini, per fare le loro porcate, sai, le loro porcate. E questo, e dopo... Quindi, signora, tutto il suo palazzo, tutta la scala partecipava a questa... Tutti! Sono stata io a chiamare col campanello, coi petardi, a loro con io... urlava e loro scendevano, una col bastone, l'altra con il coperchio delle pentole per dare voce alle altre. Ci siamo uniti, eravamo una ventina, la signora Anna, la signora Piera, la signora Miriam, Daria, Daniela, Valentina, la signora Cantoni, la nonna Lina, la signora Gerossi, due maschi che non me lo ricordo, Caleb, siamo stati tutte donne. E Beirut. E Beirut, perché noi abbiamo la guerra in casa, noi arriviamo la sera, andiamo a letto, mezzi vestiti, con un piede giù dal letto, per correre giù quando arrivano tutti, spaccano tutto e io li affronto. E cosa gli dice, signora? Niente, li prendo addosso, li vado addosso. E gli dico, non posso dirgli niente perché loro sono egiziani e marocchini, allora io faccio casino, faccio rumore, cerco di... proprio mi metto davanti alla porta, non li faccio passare. Però due volte ho rischiato di brutto, mi hanno messo il coltello alla gola, mi hanno detto che mi scannano, e alla quinta volta che sono venuti per buttare giù l'appartamento sotto di me, mi hanno dato un segnale mafioso, cioè mi hanno buttato un masso sulla veranda alle 3 di notte, ho sentito un rumore terribile e non capivo cosa fosse. Al mattino ho visto che c'era tutta la veranda del balcone rotta e ho capito, perché io avevo fatto murare la porta dell'appartamento sotto di me. Sono venuti, hanno buttato giù e adesso c'ho una famiglia egiziana che è andata in Egitto e ha dato la casa a un'altra famiglia egiziana. Quelli che abitano là sono tutti conniventi, perché sono parenti dei parenti e sono egiziani. Allora, egiziani e marocchini. Ma lei non ha paura? No, perché io tra l'altro ho una certa età, sono scomizzata. Però è più forte la rabbia. Via Asturie. E dove? Zona riguarda. Ah, e cosa succede lì? Stessa cosa? Succede la stessa cosa. Quindi hanno bruciato anche la porta. A lei? L'hanno mandato due volte in ospedale. Minacci con il coltello. Ma sempre il solito rabbia? Sempre i soliti bastardi. I soliti bastardi. Per cui l'altro giorno sono dovuta andare a fare un'altra querela. No, ma li conosce la polizia. Come? La polizia li conosce, li ho visti io parlare assieme. Allora, questi qua cosa fanno? Spaccano, buttano giù il muro, cioè distruggono l'appartamento, non è che tirano via la porta, no, loro spaccano tutti i muri intorno. Poi arrivano dopo un giorno, due giorni, arriva l'ALER forse, mette la lastricella di metallo, tornano fuori, tirano via lasticelle, poi ci sono due meridionali, dico meridionali perché li ho sentiti parlare, quindi l'accento era meridionale, che prendono queste lastre di metallo e le vendono. E poi c'è i poliziotti, che io li ho visti parlare con uno di loro, anche perché uno di loro c'ha l'ufficio in piazza Selinide, lo sanno tutti, anche i bambini. L'ufficio di che cosa? Di occupazioni abusive? Su una panchina. E quanto si paga? Il solito 500-800 euro, dipende. Cioè lui c'ha i soldi in mano, c'è il telefono, quelli che lavora tutti i giorni. Quindi uno va lì, gli dà 500 euro e il giorno dopo può entrare in una casa. Il giorno dopo non lo so, perché prima c'hanno i giannizzeri che vanno in cerca, suonano i campanelli oppure guardano se ci sono le luci accese.
comunque non si può andare avanti così. No, no, sì. Quindi lei non può andare in vacanza? Io devo andare in ospedale, non so come fare. Ti rendi conto? Ma si può? No, io mi rifiuto di vivere in questa situazione di guerra. E poi io dico una cosa, i centri sociali e non vogliono e poverini hanno occupato. Poverini sto paio di palle, la mazza poverini, perché ci sono delle regole, viviamo in una città, in un paese che ha anni e secoli di civiltà, dobbiamo buttare via tutto per il finto buonismo. No, non ci sto, ci sono delle regole per me, devono rispettare anche per loro. Se loro sono senza casa, anche quelli che aspettano sono senza casa. Allora a sto punto faccio giustizia da solo, tu mi picchi e io ti sparo. Non scappare, cioè o decidiamo di vivere in un paese civile con delle regole, o se no facciamo l'anarchia. No, io mi rifiuto.